Sassuolo quindi riesce nell'impresa di fermare il Napoli in casa per 2-2 e ci permette di avere un'occasione d'oro domani col Pescara per andare a più 5 e sistemare la questione secondo posto nelle ultime 5 giornate di campionato. Allora, è stata una partita incredibile e piena di tantissime emozioni. Sono veramente contento perché non credevo che il Napoli si sarebbe fermato in questo campo, soprattutto dopo 6 vittorie consecutive fuori casa. Invece il Sassuolo, nonostante un rendimento in casa, soprattutto in questa stagione, non molto positivo, è riuscito prima a rimontare e andare sul 2-1, ma comunque in generale a fermare il Napoli. Devo dire la verità, guardando la partita per tutti i 90 minuti, il Napoli avrebbe nettamente meritato di vincere, quello lo dico senza ombra di dubbio, perché ha creato più occasioni, ha preso 2 pali, una traversa incredibile con Mertens, un palo clamoroso con Insigne, poi sono andati in hanno subito il pareggio con un errore clamoroso di Hamsik. Diciamo che in generale il Napoli ha avuto molte più occasioni per andare in vantaggio e per vincere questa partita. Il Sassuolo comunque ha fatto il suo onesto gioco e comunque si può dire che il Sassuolo non avrebbe meritato di perdere. È un discorso un po' strano, però il Napoli avrebbe meritato di vincere, però il Sassuolo non ha demeritato, semplicemente questo. I gol portano la firma tutti nel secondo tempo di Dries Mertens, poi il pareggio di Domenico Berardi che segna un gol sazione dopo tempo in memore. Dopo il Napoli va addirittura sotto per 2-1 grazie a un gol del cuore giallorosso Mazzitelli, che segna il suo primo gol in Serie A proprio contro il Napoli, e successivamente negli ultimi minuti arriva il pareggio di Arkadiusz Milik, che torna al gol in Serie A dopo tantissimi mesi dall'ultima segnatura, dall'ultima marcatura, parliamo ovviamente dell'inizio del campionato. Comunque, come stavo dicendo, il Napoli avrebbe meritato di vincere un po' come noi avremmo meritato di vincere con l'Atalanta, perché in entrambi i casi abbiamo preso 2 pali a testa e comunque in generale abbiamo creato più occasioni verso la porta avversaria. Voglio, diciamo, parlare subito dell'episodio più contestato a fine partita, e cioè il presunto rigore per il Napoli, ma secondo me, guardando da diverse angolazioni, sembra proprio netto che Cannavaro la prenda di testa. Poi è vero, allarga i bracci, però finché non la tocca sul braccio va benissimo. Probabilmente i giocatori sono rimasti un po' confusi, o comunque hanno visto il braccio largo e hanno pensato che l'avesse presa appunto con il braccio. Invece comunque l'arbitro, secondo me, ha visto bene e giustamente ha dato soltanto calcio d'angolo. Poi bisogna dire la verità, guardando gli episodi dei gol ho visto degli errori individuali veramente imbarazzanti. Allora, non tanto il gol di Mertens, perché comunque ha fatto una bella giocata, però anche l'1-1 del Sassuolo viene da un errore clamoroso di Hamsik, che praticamente fa un assist in retromarcia e consente a Berardi di superare Reina e mettere la palla dentro. Poi anche il gol del pareggio del Napoli, si può dire che anche questo è un regalo del terzino, non mi vorrei sbagliare, adesso mi sfugge il nome, mi pare dell'Orco, che praticamente da calcio d'angolo rimane praticamente sulla linea di porta e consente a tutti i giocatori del Napoli che erano all'interno dell'area di essere in posizione regolare. Infatti io credevo che Milik fosse in fuorigioco, ma invece era assolutamente in posizione regolare, perché proprio c'era questo terzino che teneva tutti in gioco. Era rimasto come un palo fermo di lì sulla linea, dimenticandosi che se rimane di lì tutti i giocatori dentro l'area possono stare in posizione regolare. Il Sassuolo mi è piaciuto, ma comunque ve l'ho detto fin dall'inizio, il Napoli avrebbe nettamente meritato di vincere, ma si può dire che il calcio è anche questo, perché il calcio ci insegna che non è la squadra che fa più tiri, non è la squadra che prende più palle, non è la squadra che gioca meglio che vince sempre. Cioè, a volte anche una squadra che sa sfruttare bene 2 occasioni quasi casuali, come sono state appunto quelle del Sassuolo in questa partita, ti può fermare sul pareggio. Quindi comunque sono contento, perché è un risultato molto importante per noi. Adesso non so se i napoletani mi verranno ad offendere e dirmi ma come fai a essere contento, sei una merda, vergognati, perché io comunque guardo i miei interessi, e se questo risultato può portare ad un vantaggio alla mia Roma, io sono assolutamente contento. Sono sicuro che a parti invertite voi avreste fatto sicuramente lo stesso. Non penso che dopo Roma-Atalanta ci siano stati dei napoletani che hanno detto ma però non è giusto, la Roma avrebbe meritato di vincere. Ma de che? Quindi comunque sono contento di questo risultato. Non è ancora detto niente, perché noi dobbiamo giocare domani e dobbiamo vincere domani assolutamente, però certo questa è una boccata d'aria fresca, perché arrivare alla partita sapendo che il Napoli ti è sopra dal punto di vista della classifica sarebbe stato un po' più complicato. Adesso però dalla Roma mi aspetto una partita combattiva per togliere, diciamo, tutte queste voci di secondo posto da parte del Napoli, perché ormai questo è l'ultimo e unico obiettivo che ci è rimasto per concludere degnamente questa stagione. Comunque, lo ripeto ancora una volta, Sassuolo-Napoli finisce con il risultato di 2-2. Napoli, che ha giocato meglio, avrebbe meritato di vincere, è stato sfortunato, ma il Sassuolo ha fatto comunque la sua onesta partita. Fatemi sapere nei commenti, questo è secondo voi il migliore in campo di questa partita?
Secondo me comunque nel Sassuolo si sono impegnati tutti quanti, però Cannavaro è stato veramente monumentale, ha salvato su tutti quanti. Per il Napoli assolutamente Mertens, perché l'ho visto andare in difesa al 93esimo, nonostante lui sia un attaccante, l'ho visto comunque arretrare in difesa. Questo è un segno di grande spirito di sacrificio, quindi per me assolutamente Mertens. Nel complesso comunque hanno fatto una bella partita entrambe le squadre, quindi sono, da tifoso esterno, sono rimasto piacevolmente soddisfatto. Ci vediamo domani per un altro video, oppure più tardi per un altro video inerente al discorso dell'allenatore del Milan, perché l'ho voluto posticipare visto che comunque ho guardato questa partita e vi volevo portare questa mia recensione. Mettete sempre un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!